Pronto? Qual è il tuo film horror preferito? Fast and Furious 9? Scusa, ma non è un film horror. Sì, perché non hai sentito John Cena recitare. Come ti chiami? Come? Chi sono? Scusi, lei chi è? Perché voglio sapere chi sto guardando. Johnny, pezzo di merda. Bella! Bella! Sì, che parli Bella! tu! Bella! Bella! Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Nick e benvenuti o bentornati in questo nuovo video, un altro, chiamiamola retrospettiva analisi. Perché qui c'è veramente tanto da dire, per quanto possa non sembrarlo, visto che molti hanno preso l'annuncio che ho fatto sul fatto che avrei fatto una retrospettiva su Scary Movie, che tra l'altro ho fatto sul mio gruppo Telegram, Nick e i suoi drughi, Tell on Me Bordello Puro, quindi se volete unirvi, unitevi, sta su Telegram ed è aperto a tutti. E quindi, signori, io sono qui proprio per dirvi che no, non era un video clickbait, oggi sono qui veramente per parlarvi in maniera semiseria di Scary Movie, il primo per esattezza. Ma prima di tutto, chiariamo per i pochi decerebrati che non sanno cosa sia uno Scary Movie. Scary Movie è una saga di film che per ora è arrivata al quinto capitolo, poi si è fermata al quinto per pochi incassi e soprattutto per una veramente caduta di stile enorme che aveva, stile, definiamolo stile, che tende a parodizzare il genere horror. E questa poi ha portato ad altri film, quali possono essere Comic Movie, Epic Movie, Ghost Movie, tutti i film che vanno a puntare ad un certo tipo di cinema, quindi comunque sono film di intrattenimento che tendono a prendere per il culo i film dell'orrore, in questo caso traendovi anche vari personaggi, vari spunti creativi, ovviamente a scopo ironico. E infatti io sono qui oggi in parte anche per raccontarvi tutti gli sfoghi creativi che ci sono stati nel primo film. Infatti, sin dai più facili facili da trovare, quali possono essere il personaggio di Ghostface, e direi di partire proprio da qui. Il personaggio di Ghostface è tratto da Scream, Chi urla muore, del grandissimo Wes Craven, e tra l'altro nella prima scena troviamo anche un poster di questo film nel salone della ragazza, dove questo sadico vestito precisamente da Ghostface, che è la maschera del fantasma pervertito che hanno in questo film, che quindi va a uccidere la gente, ovviamente per un motivo più serio. Prima di tutto una recensione completamente spoiler free, quindi ci saranno spoiler a gogo, perciò scusatemi, ma se non l'avete visto andatelo a vedere e poi ci rivediamo. In questo caso diciamo che l'intreccio della trama è proprio Scream, cioè la radice del film è Scream, che già era un film in sé estremamente parodistico sul genere horror, perché lo prendeva pure in giro facendo tanto metacinema, tra l'altro. E in questo caso, è ancora più parodistico. Tendenzialmente sono sempre i classici ragazzi che si ritrovano con questo, tutti affilati, azzannati, morti. Differenze sulle loro morti possono essere varie, ad esempio sul fatto che la migliore amica di Sydney in Scream, e in questo caso Cindy in Scary Movie, venga uccisa prima della festa, dove in realtà viene uccisa nella festa al posto della comparsa che viene uccisa al suo posto. Poi
Poi abbiamo il personaggio di Ghostface, che qui è veramente una parodia enorme. Per farvi capire, si fuma delle canne con Shorty e gli altri drogati. E quindi è questo proprio con questa frase vi ho riassunto il succo di Scary Movie. L'essere un film di un genere parodistico che tende proprio a pigliare il culo il genere horror. Non se ne frega proprio nulla del fare la roba seria o fare la minchiatina. Cioè, è proprio una minchiatina vera e propria. Che però ma degli spunti estremamente interessanti, un messaggio interessante che può passare anche come messaggio critica politica. Ad esempio, in una certa scena, quando viene annunciata la morte della ragazzina vicino alla scuola, ci sono varie testate giornalistiche, poi c'è Black TV che dice: è appena morto un cittadino bianco, qui non c'è nulla da fare, andiamocene. Un pochino una critica al sistema abbastanza televisivo. E soprattutto imita più film. Nella battaglia finale tra Cindy e Ghostface, chiamiamolo così, che poi alla fine si scopre essere Doofy, qui ci arriviamo, è tutta un'imitazione di Matrix, lei che rallenti, gira a 360 gradi attorno a lei che gli tira un montante contro, Ghostface che cade a terra come un coglione. Cioè, è proprio Matrix, poi c'è lei che balla fa un balletto tedesco, e finisce tutto, balla lo yodel, è un pochino una presa per il culo vera e propria. E poi c'è un'altra citazione ad un altro film nel finale, stiamo parlando di... scusate ragazzi, non appena vedete questo titolo, se non avete visto il film andatene o skippate di 30 secondi perché veramente se spoilerate sta roba mischiererete proprio contro I Soliti Sospetti, filmone veramente bellissimo di Singer, dove alla fine si scopre che il protagonista o almeno il personaggio che viene spacciato come protagonista è il cattivo. È un pochino una cosa strana da pensare, ma succede la stessa cosa, succede con Doofy. È un personaggio molto stupido, che in questo caso dovrebbe fare da macchietta all'altro, al poliziotto intelligente. Qui diciamo un ragazzetto che si infila il cazzo nell'aspirapolvere e che si era innamorato della sua ex babysitter. Alla fine si scopre lui dietro tutto, e con questo colpo di scena simile a quello di Kevin Spacey nei I Soliti Sospetti, dove si toglie. E tutto diventa un figo e se ne parte con Gale Weathers, tra l'altro, nella macchina dove c'è Sydney che urla come una pazza e viene investita totalmente. Questa è una cosa che almeno a me ha fatto morire da ridere, perché è una citazione veramente azzeccata. Altri film che cita sono So Cosa Avete Fatto, che comunque si ripete nel so quello che avete appena fatto voi, il 31 ottobre dell'anno scorso, e soprattutto Final Destination, in cui la morte alla fine arriva per tutti, concetto ancora più rafforzato di quanto ci fosse nel primo Scream. E visto che prende così tanti parallelismi questo film con Scream, voi vi chiederete: ma quindi il personaggio in Scream del tizio fan dei film horror, che fine ha fatto? È scomparso, ma al posto suo ci hanno messo Shorty. Shorty è un capolavoro di personaggio. Veramente è il personaggio più fatto della storia del cinema, assolutamente. Ma fa morire proprio da ridere. Tanto che hanno voluto rimpiazzarlo poi con Snoop Dogg, ma non ce l'hanno fatta. È un personaggio fantastico perché è un tonto, ma compare nei momenti più esatti. Per farvi capire, lui si droga assieme al mostro, al cattivo, definiamolo il cattivo. È proprio parodistico ai massimi livelli questo Scary Movie. E se prende la parabola, in questo caso, del primo Scream, Creveniana,
dove ti dicono non devi scopare in un film horror se non muori, non devi, devi essere verde, tutto questo, qui te lo mettono in atto, ti dimostrano tutto. Cioè Sidney è un personaggio veramente odioso, ma tu non prendi sul serio le enormi minchiate che ci sono in questo film, perché è così parodistico come prodotto in sé, che arrivi veramente a considerarlo una minchiatina, non ci pensi neanche, non ci pensi proprio. È un film particolarissimo perché non si prende minimamente mai sul serio, cosa che molti di questi film fanno sbagliando. Cioè, se vuoi fare un film pazzo, fallo interamente e non prenderti sul serio. Se devi fare un film serio, non devi fare delle pazzurdate, per intenderci. E signori, poi abbiamo comunque delle battute che se a tratti possono essere un pochino stupide, sono un continuo citare vari film horror, dall'Esorcista a Wes Carpenter. È geniale, veramente geniale a tratti. A tratti è una cazzata, ma lo sarebbe interamente sempre. Solo che tu non ci fai proprio caso. Almeno io, personalmente, ve lo dico, non ci ho fatto il minimo caso a quante cazzate enormi. E veramente ci sono delle cazzate che sono tremende. Può avere questo film. Per farvi capire, ci sono certe scene che sono una presa per il culo a tutti, cioè prendono per il culo i gay, prendono per il culo i neri, prendono per il culo gli ebrei, prendono per il culo tutti praticamente, perché c'è proprio un non prendersi totalmente sul serio. E ci sono delle scene che ti fanno spaccare da ridere. Cioè, il personaggio di Cindy, che è veramente pompato all'infinito per quanto è stupido, la picchiano, la pestano proprio, le si lanciano contro. E la massima enfatizzazione del personaggio, un qualcosa che in un film serio non si sarebbe potuto fare, ma comunque quello che tutti avrebbero fatto. E quindi è un ottimo spunto. Non dico che sia ottimo picchiare una ragazza, però in questo caso si passa dal banale allo stupido al geniale. Perché? Perché certe situazioni ti mettono proprio nella situazione, nella posizione del non doverlo prendere sul serio. Per farvi capire, lei lancia la nonna e il pianoforte contro il Ghostface e lei scappa. Praticamente quando loro stanno per farlo la prima volta, lei ha attorno alla cosina veramente un set elettrico. E soprattutto, per intenderci, è qualcosa di trashissimo a tratti. Band dei drogati che se ne vanno in giro, le battute sconce. Corri, maiala, corri! È qualcosa di fortissimo. Io con il mio amico questo film abbiamo consumato, l'abbiamo visto almeno 10 volte, conosciamo tra poco le battute a memoria. E tempismo perfetto, ragazzi, questo film riesce a fare qualcosa che non tutti gli horror riescono a fare. Cioè gli horror in generale, intendo proprio gli horror che si prendono sul serio. Sapete perché? Perché prima cosa sono stupide, cioè hanno un tempismo adatto. Cioè lei muore quando deve morire, lui muore quando deve morire, non ci sono troppi personaggi che muoiono allo stesso tempo, è giusto come tempismo. E si allontana in questo caso anche da quello di Craven, perché molti personaggi di Craven muoiono in una maniera diversa. Certo, tu nel finale hai capito chi sono i cattivi, ovviamente i cattivi sono i tizi, i due grandissimi amici, che poi è un continuo ammazzarsi tra di loro, uno ammazza uno, l'altro ammazza l'altro. Poi arriva il vero Ghostface e si scopre che in realtà è Doofy. Doofy, che tra l'altro vuol dire deficiente in inglese. E ragazzi, questo è un film totalmente citazionista, per farvi capire quando si scopre, c'è il colpo di scena che è simile a quello che era stato fatto da Kevin Spacey.
cioè lo stesso montaggio alternato della tazza che cade per terra, del nome che appare, della ragazza che urla, e la proprio la cosa utile. E poi c'è in ogni inquadratura quella perfezione, quella piccola aggiunta che veramente ti risolleva tutto. C'è il pesciolino, quando cade la brocca, cade il pesciolino. Sono una cosa che tu vedi dopo e ti metti pure a ridere di sopra. Questo film non c'è un momento in cui si prenda veramente in serio, anche quando fanno sesso. C'è tipo la fontana di, non posso dirlo, sono YouTube, mi banna il video. Lì è veramente una presa in giro atomica del genere horror, un genere che a volte esagera pure con le prese in giro. E poi la presa in giro la fanno anche i fan. Alla domanda chi è la donna, che questa tra l'altro stava anche nel primo Scream, quello vero, chi è la madre e chi è il cattivo del primo film di Venerdì 13, tutti a dire Jason, ma in realtà nel primo film c'è la madre di Jason, ragazzi, non dimentichiamocelo. E quindi, signori, io concludo questa analisi, questa retrospettiva, e perché dovreste vedere Scream Movie con occhi migliori. Non dovete essere più crudi e spingere, punirlo di più rispetto ad altri film, perché questo film ha il pregio rispetto ad altri film di non prendersi sul serio, mentre altri lo fanno enormemente. Poi ragazzi, vedetevi questo, gli altri iniziano un pochino poi a degenerare, cioè nel 2 se non sbaglio ti citano varie robe, tra cui anche Charlie's Angels, nel 3 Signs di Shyamalan, The Ring. Nel 4 ti citano l'invasione aliena, nel 5 ti citano la madre, ti citano tantissimo. Ma il bello è che è lo stesso concetto di quella casa in fondo al bosco. È la stessa presa in giro clamorosa al genere. E personalmente io l'ho adorata. Quindi, signori, vi esorto io, se non l'avete ancora fatto, a vedere Scary Movie almeno una volta nella vita. E come dice Shorty, bella!